Ve li ricordate i fichi d'India, quelli che facevano amici ararara? Beh, siamo quasi a quei livelli, ecco perché con Monica Raucci abbiamo deciso di partire subito così, governo ararara. Questa settimana, come sapete, la Camera ha votato la legge elettorale nel solito clima di concordia nazionale e moderazione. Siete come mafiosi, muti, non vedo, non sento. Onorevole Bonanno, la richiamo per la prima volta. Perché non ha richiamato il deputato Di Battista? E di fregare, grazie alle preferenze, il delinquente Berlusconi. Non è questo il ruolo del Presidente della Camera. Onorevole, vi prego i commessi intanto di togliere il megafono. Ma noi ci siamo quasi fidanzati. Chi? Io e lei? Eh sì, io ovunque vada la trovo. Guarda, niente preferenze. Poi no alla parità di genere, poi niente conflitto di interessi e niente primario, giusto? Sì, adesso lei ha citato le cose più brutte di questa legge elettorale, diciamo. Che c'è di bello? Di bello ci può. Poi non dovrebbe chiedere a me. Ma lei per me ce ne parli con me? No, no, sono. Mi piace la legge elettorale? Bellissima, fighissima. Ma con lui vi parla, con me no, scusi, questo è razzismo giornalistico, si chiama. E allora, come per il canto, lei ha un'idea della politica, diciamo, sentimentale. Io perché con il Porcellum tu puoi diventare, potevi diventare deputato perché eri un po' un paraculo. Invece con questa legge addirittura non c'è più il para, rimani solo col culo. Cioè, sta sembrando che il rapporto nostro con Berlusconi sia un po' troppo solido. E questo risale a una lunga tradizione del PD, però. No. Ma sapete se le piace la legge elettorale? Gli uomini del PD alla fine votano contro le quote rosa e però tutti se la prendono con Berlusconi. Ma non è giusto, proprio lui che ha messo un sacco di donne a Montecitorio. Siamo in Parlamento anche grazie a Berlusconi, che ha avuto una sensibilità sempre spiccata nei confronti della pecora. Esatto, Berlusconi ha messo un sacco di donne con delega importante, soprattutto anche coinvolti scandali. Con anche tante donne coinvolte in scandali. Quali scandali? No, in generale ci sono un sacco di donne coinvolte in scandali che ha piazzato a Montecitorio. Ma guardi, diciamo che non capisco per quale motivo quando ci sono le donne si parla di scandali, quando ci sono. No, pure tanti uomini. Comunque alla fine dentro e fuori il palazzo è il trionfo del renzismo e non ci sono manco più le belle vecchie proteste di un tempo davanti a Montecitorio. C'è la protesta di quelli dello Sri Lanka. Votate per Sri Lanka! Per favore, per favore! Per favore, per favore! Se chiedete per favore, qua non va ascolta nessuno. Sì, lo politici, siete dei papponi! E così mentre cerco conforto alla consapevolezza che la politica forse è diventata una cosa seria. Franco Rotondi, domani alle 11 nella sede di Forza Italia presento il governo ombra. Il governo ombra? Allora, adesso il presidente del consiglio del governo ombra Rotondi leggerà la lista. Io faccio una puntata, vabbè. Leggerà la lista dei ministri. Presidente del consiglio, il sottoscritto. Difesa, Daniela Garnero Santanchè. Ambiente Laura Ravetto, lavoro Renata Polverini. No, dove... Comunque lei non si è drogato, sta bene. Io sono in perfetta salute. È in salute. E per giusto? Vostra disgrazia, visto che avete l'amabilità di seguirmi. Non mi si metta al sole che è il governo ombra questo. La non sua siete figura? Preoccupati per la sua salute mentale voi, no? No. Un po'. Bene, io partirei. Venghino signori, venghino, si vendono le auto blu all'asta. Vendiamo posto auto per Calvi a parcheggio a pettine. Ma è possibile che lei mi diventa sottosegretario e tolgono l'auto blu? E che spia però! Bisogno di scorta? A parte che per proteggermi da lei. Solo una cosa, bellissime le slide, le pentole, ma il decreto però non c'è. Non c'è ancora il provvedimento. C'è un provvedimento che prenderà forma. Ah, prenderà forma. Dobbiamo 15 giorni di tempo. Il primo che riesce a telefonare. 80 euro netti al mese. Che poi sono tutti disoccupati. Ma quale ci ho pedacchese? Ma che ti stai ambientando, Renzi? È
un passaggio impressionante. La maggior parte dei miliardi erano quelli del governo Letta. Cioè, quello mette da parte, poi arriverà in città e si riporta via. Ma la capacità è come è spenderli bene, non è. Io vado a dire a Letta, va. Renzi è un uomo con i coglioni. E la scarpa invece adesso? Splendida una scarpa, di pioggia, di pioggia. Cioè, Roma, piove tanto. Il discorso di Renzi. Ho cercato di imitarmi. E per finire! 500 milioni di euro in più, Graziano, chiedo conferma. Che ci ricorda tanto i discorsi di un leader, di quelli che promettevano. Viva l'Italia, l'Italia che ha scelto. Mi viene in mente qualcuno a lei, così, eh? Il contatto con gli italiani. È lo stesso che viene in mente a voi.